Ciao a tutti amici di Ferro Team. Ormai questa è diventata la mia intro con le mani, perché se no non siamo felici. Abbiamo fatto le giacche, abbiamo fatto le scarpe, abbiamo fatto una parte di vestiti, una parte di gonne. Ora facciamo le borse. Abbiamo fatto anche i cappelli. Ora dobbiamo fare anche le borse. Per forza, perché se no non abbiamo mica tirato fuori tutto e non abbiamo distrutto per bene tutto il mio armadio. Bene, io oggi direi che facciamo tutte le mie borse. In questo momento non potete vedere tutte quante, ma sono qui. Oggi abbiamo la partecipazione di Filomena, il mio maialino di peluche. Bene, detto ciò, io direi di iniziare. Parto dalla più grossa, dalla più gigante, che in questo momento ovviamente ci sono i costumi, che comunque era anche quella. Sarà un video che uscirà a breve. Ok. Allora, questa borsa da mare io la chiamerei risultati di una quarantena. Che questa borsa da mare l'ho fatta in quarantena. Io mi ero andata a prendere la stoffa ancora quando andavo a scuola, perché dovevo usarla per un progetto, ma me ne avevo presa tantissima perché me ne venivano solo tanta. Quindi cosa ho detto? Ho tutta la stoffa avanzata, ho detto ma perché non ci faccio una borsa da mare così bella, oro, mi piace, la faccio bella, gigante, così mi ci sta dentro tutto, piglietti, tutto quello che mi devo portare quando io vado in spiaggia, quindi asciugamani, che più ne ha più ne metta. Ragazzi, perdonatemi, ma è fantastica. Poi ci ho messo manici in corda e resiste, tiene bene. L'ho presa, l'ho fatto il disegno. Dopo che ho fatto il disegno, ho preso la stoffa, l'ho tagliata. E sì, risultati di una quarantena, tutta qui rinforzi, tutte quelle borchette che rinforzano, tutto quanto. Questa è una borsa che ho fatto io, quindi non posso neanche dirvi, se volete, come sempre, sapere dove l'ho acquistata, basta che mi scrivete in Instagram nei direct, perché letteralmente questa non la trovate in nessuna parte perché l'ho fatta io. Quindi. Però di queste borse qua ne volevo fare altre. Però è difficile trovare questo tipo di pelle, quindi appena la troverò sicuramente ne farò alcune. E se volete potete comprarle, quello che volete. Questa è la mia borsetta da mare, mia creazione personale, che io amo la follia. Poi, allora, dato che io sono una persona che ha un po' di problemi psicologici, un po' tanti, allora io volevo la borsa da mare fatta in un certo tipo, non l'ho mai trovata, mi sono fatta questa da sola. E fin là. Poi io, oltre ad avere la borsona da mare, io volevo anche la borsa da mare, perché questo qua è una borsone da mare dove si porti i costumi, asciugamani, tutto quello che va dietro. Io volevo avere anche la borsa da mare, o comunque una borsa da spiaggia, una borsa da vacanza quasi, quindi quando vai in vacanza in spiaggia, che comunque ti muovi anche pomeriggi, le sere, a meno che non di andare da qualche parte di speciale. Io volevo una borsetta che fosse proprio da mare, che mi porto le mie cose al mare, tranquilla, facile da lavare, tutto quanto. E io ho preso questa, che ovviamente è una borsa in plastica, normalissima, trasparente, con dentro la sua pochettona, dove dentro ci metti i portafogli, tutto quello che ti serve. Ci ho messo tutto questo. E qua fuori ci metti altre cose che ti servono, che magari non sono brutte da vedere. E io ho anche la borsetta da mare, che tra l'altro, cioè non è solo da mare, è proprio per le tipo città da mare. La borsa poi quando vado proprio nelle città mare, però io abito a Venezia, quindi la uso anche per stare là, perché appunto sempre di mare si tratta. E quindi è molto comoda, devo essere sincera, molto comoda. Quindi voi immaginate una me che va in giro con questa a mano, tranquillamente, questa l'ho tenuta solo così, e con sto coso. Poi ovviamente quando mi sono messa insieme a mio amoroso, io ero comodissima, ma sapete cosa vuol dire la comodità? La comodità con questa. Oddio, tutta bella figa, andavo in giro con questa, lui col borsone suo, che anche lui ha anche una borsa da mare che è stupenda, infatti, cioè, lui gliel'hanno fatta arrivare, è veramente una collaborazione. E la mia più bella, perché me la, cioè è più bella, sono più fiera perché me la sono fatta da sola, però la sua è veramente strafiga. Bene, andando avanti, io direi che possiamo tirare fuori, non è una borsa da mare, ma l'ho usata tantissimo per andare, tipo quando vai in un villaggio turistico, che
o comunque quando vado tipo nel tipo in una villa grande, cose così, che c'è la piscina e ti devi muovere, lo bag, o comunque questa qua la uso un po' per tutto, è una borsa molto versatile in realtà. Anche in barca l'ho usata questa, perché è comoda, facile da pulire, lavare. Dentro ovviamente questa non ha né foderi né niente, una volta era tutta col fodero, aveva anche la pelliccia, aveva il manico in corda, li ha ancora, ogni tanto la vesto, la faccio figa, però diciamo che così è come la uso di più, perché ne ho tante borse, che non le voglio ancora ovviamente, sono donna, ho tante borse, questa qua diciamo che ho trovato la sua comodità in certe occasioni. E infatti penso che questa qua diventerà la borsa dei cani per l'estate, soprattutto per la barca, perché dentro ci metterò le loro ciotole e le loro cosine. Quindi abbiamo già trovato un'utilità per lo bag. Che poi è proprio la marca, cioè in realtà questa qua è una shopper, non dovevo dirvi la marca, dopo tagliamo. Questa qua è una shopper, se volete sapere la marca si vede purtroppo. E se volete sapere anche cose dove l'ho comprata, ve la mostrerò anche con gli accessori ovviamente in un video outfit, tutte queste borse, tutte queste cose vi mostrerò, poi saranno tutte ammesse in un video dove faremo dei sensi fotografici con gli outfit, dove creiamo tutte queste cose, quindi saranno anche lezioni di stile, quindi come abbinare le varie cose. Appunto questa qua è una shopper nera classica, diventerà probabilmente la mia futura borsa cani per l'estate, perché è tutta in gomma. Poi, cosa vi mostro? È questa qua che c'è sui piedi. Questa qua è una borsa che io la chiamo da battaglia, io la trovo comodissima, l'ho voluta, l'ho amata, l'ho comprata. Prima ancora che andasse di moda sta forma qui, adesso va di moda ovunque, ce l'hanno tutte con tutte le catene. Io l'ho presa molto prima perché l'avevo vista tanto tempo fa. Mi era piaciuta da subito, l'ho voluta anche perché ragazzi è super capiente, io dentro questa cosa riesco a metterci di tutto, io mi porto dentro anche la tuta dei trucchi, tutto riesco a portare via con questa cosa qua. È una classica borsa, semplicissima, con la clap, senza cerniera, comodissima, la metti a tracolla, la metti a spalla, la tieni a mano, è comodissima, io la amo, infatti volevo andarmene a prendere altre nello stesso negozio dove ho preso questa, perché avevano veramente un buon prezzo e hanno anche proprio questo tipo di modello senza catene, robe strane, e a me piace così, proprio semplice, e volevo andare a prendere altri colori. Questa qua all'inizio era color panna, ormai è diventato un po' un colore strano, infatti questa qua penso che la farò ritornare alla borsa del momento, perché io ogni tanto uso una borsa per più tempo, perché proprio per una questione di comodità e praticità, soprattutto adesso che magari devo cambiarmi tutti questi grandi outfit. Però dato che oggi devo fare una super passeggiatona con i cani, direi che questa aggiudicata, dato che dovrò portarmi anche la borsa con le cose per loro. Rimanendo sull'ambito pochette, prendiamo questa che povera crista, io la schiaccio di continuo. Qua, cioè, provo di capire quanto la amo, perché è una delle mie preferite, la metto addirittura dentro la sua bustina, dentro tutte le altre, tutte buttate un po' là. Io amo un po' tutte le mie borse, però dato che questa qua quando l'ho presa, in realtà non è che l'amo di più, semplicemente l'ho lavata con la busta, io mi sono abituata a metterla via con la busta. Sì, questa sarà un po' difficile non farvi vedere la marca, però se volete saperla, dove l'ho presa, quanto costa, se è ancora disponibile, basta scrivermi. Cioè sì, è palesissima la marca di questa. Bellissima questa pochettona, stupenda, la adoro, è veramente bella. Oh, è bella, sta bene con tutto, è fantastica, e appena sfocia la primavera in maniera reale io la userò tantissimo. Poi ha questo tracolla fatto così, quindi non si può non dirmi che non è una cosa fantastica, super, super meravigliosa, perché è veramente stupenda, super capiente, perché tutta questa parte e tutta la parte centrale, tra l'altro del centrale c'è la ceniera, infatti al solito ci metto il portafoglio, le altre parti ci mettono ad esempio, vabbè, ora che c'è il covid, la cucchina, i guanti, le varie cose, però di solito ci mettevo gli occhiali, danno tipo tutti gli occhiali, porto custodia degli occhiali, trucchi, spazzola, e poi dall'altra parte ci mettevo sigarette e altre cose. Non si dovrebbe fumare, però non si dovrebbe fumare, lo dico, si dovrebbe. Bene, mettiamo via questa. Questa qua, io ormai ci ho proprio fatto la mania nel metterla via bene, che poi adesso penso che appena mi sistemo casa
mi faccio proprio volevo proprio sistemarmi anche l'armadio in modo tale che tutte le borse, poverine, vengano anche loro messe bene, perché io tipo adesso ho l'armadio e loro sono proprio sotto l'armadio, sono tutti vestiti belle schiacciate. Però devo appena sistemerò bene casa, penso che troverò una degna disposizione anche per loro, perché poverette. Ambito pochette ne avrei ancora, però con la scusa che era all'interno di questa, ve la mostro. Borsa veramente da battaglia questa, perché altro non potrei definirla, una semplicissima shopper rossa. Perché allora vi spiego, io ero andata in fissa con la che volevo la borsa rossa, perché mi ero presa una salopette in elegante a righe rossa, bianca e blu, e io avevo preso il décolleté rosso, perché c'è il décolleté rosso, ce l'avevo già, però io volevo assolutamente una borsa rossa da abbinarci. A me sarebbero piaciute le mini bag, quelle proprio piccole che ti stavano appena dentro sullo cellulare, mi sarebbe piaciuta quella, però non è stato possibile letteralmente trovarla una borsa così, perché non andavano proprio di moda all'epoca, adesso vanno tutti un sacco di moda, tipo io vi parlo di 3 anni fa quasi, no 2 o 3 anni fa, quindi non andavano ancora di moda, trovavo solo shopper, quindi non volevo neanche spendere una follia, perché non sapevo neanche ora se mi piaceva come era e tutto, quindi ho trovato questo ottimissimo prezzo, infatti è bella distrutta che vai, che adesso è, anche lei è una borsa battaglia, l'ho voluta per tutto. E la questa qua l'ho usata anche per andare al mare, per abbinarla a dei costumi. Io sono fatta molto così. Sono fatta veramente un po' così. Sono quella che abbina tutto anche quando vai in spiaggia. Però adesso mi sono presa anch'io le mie cose da mare, le mie cose da casa, le mie cose da bar. Mi sto anch'io mettendo un attimo in ordine le idee. Comunque sì, questa shopper qua dentro è enorme. Cioè qua dentro veramente ci può stare di tutto. Col bottone. Comoda, non tanto sicura perché non ha la cerniera, però è comoda, mi piace molto. Appunto, dopo io volevo la borsa rossa, ho provato questa, l'ho presa perché aveva un ottimo prezzo, poi ho visto questa e da lì, ragazzi, questa qua, la pochette rossa, è stato amore a prima vista, quindi ho detto: senti, bella la shopper rossa, questa qua non è una mini bag però mi piace tantissimo, e quindi ho detto basta, la prendo. Proprio quando l'amore va oltre. Qua vicino c'è questa che è la borsa che sto sfruttando da morire adesso, perché è comoda principalmente, però adesso la cambio, però questa. Anche perché devo veramente andare a passeggiata dura coi cani, quindi con questa qua non avevo il massimo. Penso che vi conoscete tutti che borsa è. Se volete sapere dove l'ho presa io in che store, basta che mi scrivete nei DM di Instagram. E classicissima è lei, quella che si chiude così, con tutto, con dietro il cuore, con la catena che diventa anche a tracollo, volendo, comoda, sempre voluto io una borsa così, mi è stata regalata dalla mia mami per Natale e mi piace tantissimo, stupenda questa borsa. Più che altro, cioè, è una di quelle pochette che usi veramente sempre, abbini a tutto e ci sta di tutto anche dentro, proprio comoda. È comoda. Bene, andiamo avanti, io guardo su quelle che ho vicino. Qua abbiamo, sapete già che marca è, perché comunque si vede. Queste qua, ve lo dico già, sono tutte vintage, quindi non si trovano, perché sono, diciamo, l'eredità della mia mamma. Sono letteralmente tutte le verità della mia mamma, quindi sono tutte le borse che usava lei quando era giovane e quindi sono tutte vintage, no? Cioè le trovi quelle in versione moderna ovviamente in negozi, però queste qua di questo esatto modello identica a questa no. Un accendino per gli scarichi, va bene, accetto. Bene, appunto qua abbiamo un po' di, sapete già la marca, abbiamo la mini bag, che una volta la mini bag si usava tantissimo, infatti è tornata semplicemente di moda, non è una nuova invenzione. Abbiamo una mini bag ovviamente con la tracolla, perché se no come faccio, che a me piace tantissimo.
credo di poterlo usare da molte parti. Sono ancora riuscita a farci un abbinamento che sia uno, anche perché non ci sta niente, non ci sta niente. Quindi, proprio mini bag. Quindi devo trovare, volevo prendermi un portatessere da usare proprio per questa borsetta. Io ho il portafoglio che è così, sempre della stessa. C'è il portafoglio che è enorme, quindi devo assolutamente trovare un portatessere. Però ovviamente il portatessere non lo trovo finché non posso girare più di tanto, perché non è che cioè voglio andare a fare shopping da lontano, ma mi piace farlo qua. Quindi devo aspettare che si sistemi ancora tutto ciò. Quindi questa qua ce l'abbiamo, che è una mini bag, una pochettina, ina. E poi abbiamo... lei, la mia... penso che lei sia proprio la mia preferita in assoluto. La uso sempre, la uso di continuo, la uso ogni giorno. Gli ho rotto pure la cerniera dentro, poverina. Però lei è comoda, mi piace. Questa qua io la uso principalmente per andare in discoteca, perché me la metto così e non me la tocca più nessuno. E posso fare tutto quello che voglio. Tanto questa, chi me la tocca, cioè è letteralmente ancorata sulla mia spalla. Quindi come si possa pretendere che mi rubino questa borsa, io non lo posso. E poi perché io la borsa la voglio vicino, perché ho bisogno di tutte le mie cose, ma c'è la labbra, c'è la spazzola, c'è questo, c'è quello. Ho sempre bisogno della borsa vicino. Appunto qua abbiamo lei, che è la mia amore della mia vita. Questa qua me l'aveva regalata mia mamma ancora tantissimi anni fa, cioè me le ha sufficienti tutte passate. E io la odiavo, non mi piaceva proprio questa marca, la odiavo perché lo marrone brutto, boh, sembro vecchia. Poi ho iniziato a usarle e poi sono diventate pure di moda. E io le avevo tutte vintage, infatti c'è un sacco di miei amici, anche la cintura ho vintage, questo sono tutti i miei amici che me le vorrebbero comprare, ma mi dispiace, cioè sono mie, fine. Sono i miei amori. Poi abbiamo lei, classi. Oh, shopper rotta, distrutta questa qua, letteralmente devo mettermi un po' di soldini e la devo prendere nuova, perché questa è davvero tutta rotta, questa è davvero tutta rotta, l'ho detto tantissimo. Poi vabbè, io allora questo tipo di borse, devo essere sincera, non le impresto a nessuno, però alla Erika, che è una mia carissima amica, a lei le ho sempre imprestate, anche perché comunque abbiamo un rapporto d'amicizia, ci siamo sempre prestate tutto, quindi non ho assolutamente zero problemi, lei ha prestato anche le mie borse di marca. E questa, devo essere sincera, è bella, anche questa qua è una delle mie preferite. Questa qua la usavo anche per andare a scuola, io, per fargli capire, perché non andavano ancora di moda, quindi cioè sapevi cos'era, ma anche no. E quindi questa qua è la mia borsa. Cosa c'è qua dentro, tra l'altro? Facciamo una piccola esplorazione. Oddio, allora ci sono le salviettine per il cane, accendini, fazzoletti, il mio spray per l'alito, bene. E sì, ci sono anche le salviettine per il cane. Queste tra l'altro mi sa che me le tengo fuori, perché dopo mi sta tirando. Bene, questa qua è un'altra mia, quindi li mettiamo queste dentro, che io metto una dentro l'altra, perché ormai questa qua è distrutta, ragazzi, devo veramente ricomprarla. Però almeno le piccoline, che sono quelle un po' prese meglio, cerchiamo di salvaguardarle. Questa qua, mettermi i soldini, devo comprarla nuova, però non la butterò mai via, perché ovviamente è vintage. Anche no, partiamo sempre di nuovo, stesso gioco. Ma dimmi te, se tu adesso non vuoi più uscire e ti sei trovata bene qua dentro. Allora, queste qua diciamo che è una sottospecie di 24 ore. Borsettina carina. Questa qua la uso quando è un piccola. Si presenta in questo modo, si apre tantissimo. Ma c'è soldi qua dentro? No, c'è niente. Sono tutte super rigide, perché state chiuse dentro un armadio quasi 2 anni per colpa di questo COVID. Quindi anche questa qua l'ho usata tantissimo, mi piace tanto perché è comoda, ci sta dentro un po' tutto. Poi è carina anche per andare a fare aperitivo, una cena fuori, perché è una piccolina, te la metti qua. Comoda anche qua, però io ho capito una cosa, io ho un portafoglio tra l'altro che è vecchio, comunque la borsa là, che devo letteralmente
anche quello lì, cambiarlo. Però voglio prendere proprio uno di quei portafogli super super piccoli, così mi stanno ovunque. E il portatestere, per favore, perché sennò scuola piccola non mi ci sta. Però sì, volevo prendere un portafoglino proprio mignon, perché sennò veramente, comunque questo è così bellissimo. Volevo sì prendere un portafoglino mignon, perché sennò veramente no, non ne vado fuori. Non ne vado fuori. Devo pulire queste borse. Una mucchina, questa è utile. Ok, bauletto vintage. Con questo dettaglio particolarissimo di... ci ho attaccato io questa cosa qua, che staccate, esatto, sono tutti i luoghi dove ci sono gli Story Town scritti da un lato, scritti su alcuni, e poi vabbè il logo in altri. Tipo quelli più grossi sono quelli dove ci sono tutti gli Story della Vuitton. È vecchio, è vintage, quindi non ci sono anche gli attuali nel mondo. E qua sono quelli, tutti i singoli, e sono tutti colorati. Sono bellissimi, questa qua anche è stupenda. È la shopper, quella grande. Cioè una shopper, il bauletto quello grande. Che io mi compro. È il bauletto quello la grande, questo. Bellissimo. Meraviglioso. Wow. Questo qua io lo uso principalmente quando viaggio, cioè lo uso anche altre volte, però quando viaggio lo uso di più perché è comodo, ci metto dentro tutto. La cerniera dovrei farla cambiare perché è rotta, quindi non lo chiudo mai. Quindi diciamo che teoricamente sarebbe da cambiare questa borsa, però vabbè. Però questo qua è ancora in buono stato, c'è solamente la cerniera che si è rotta, quindi può ancora andare. Io rimarrei magari sulle mie cose vintage. E ci andrei di più. Questa qua, allora vi spiego, l'ho usata come borsa perché si è trasformata nella borsa porta cucciolo. Cioè qua dentro di solito ci sta tema, infatti come potete vedere c'è questa cosa qua, però ci sta d'inverno perché ovviamente ci fa caldo. E vintage Gucci. Vintage, si vede la marca col foulard e tutto quanto. E sì, molto 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 bella anche questa qui. I manici ovviamente sono dovuto andarle a fare cambiare, quindi non sono originali perché erano distrutti, però non mi interessa niente, mi piace molto. Anche questa qua l'ho usata molto, però nell'ultimo periodo la usavo meno perché appunto quando ho cambiato il manico era troppo lungo, me l'hanno fatto sbagliato, e quindi l'ho usata, trasformata in una borsa per il cane. Ho il cane che va via comunque fashion. Si può dire che il mio cane non vada via su cose fashion. Anche il cane viziato c'è. Anche il cane viziato c'è. Qua abbiamo... sono buttata via la mandibola. Dolore. Ok, zainetto in pelle rosa. È bellissimo. Allora, dove l'ho preso io c'è di tutti i colori, perché proprio vendono principalmente questi zainetti qua. E cioè li vendono, no, non vendono solo zainetti, vendono borse, vendono tutto, però hanno tantissimi di questi. E se volete sapere dove l'ho preso, chiedetemelo pure, perché veramente io l'ho preso rosa perché avevo voglia di rosa, era un mio periodo in cui amavo il rosa, e anche perché detto sinceramente è proprio carino, e l'ho usato tantissimo per andare a scuola perché lo trovavo troppo fashion, troppo dolce. E anche questo qua penso che lo... cioè questo qua lo uso tanto, però nell'ultimo periodo non l'ho usato tanto. Cioè in realtà non ho usato tanto nessuna di tutte queste borse. Ma perché io ho tutte queste borse? Perché? Perché io semplicemente mi faccio, grazie a ogni borsa che ho, dei tipi di abbinamenti. Così faccio un outfit completo. Il problema? C'è il Covid, c'è una pandemia, non si può uscire, non sono mai uscita tanto. Quindi metà di tutte le mie cose non le ho mai usate, letteralmente. Cioè io ho pezzi nell'armadio che sono, li ho presi anche durante questo periodo di vita, e non, praticamente non li ho mai messi. Mi piacerebbe poterli indossare. Oh. Mi è venuto un sonno pazzesco. Bene. Questo qua comunque è zainetto stupendo. Io avrei anche un'altra borsa che però mia cugina, che sta usando per scuola, che gliel'ho ceduto molto volentieri, appena mi tornerà all'ovile
vi mostrerò anche quella, anche perché quella lì sì, è bella da fare outfit, però neanche tanto. Infatti quella marca la volevo prendere da un altro tipo, la marca non ve la posso dire, però pochettina. Bellissima, con tutte le borchettine, mi piace tantissimo. E ce l'ho insieme a abbinate. Andava tantissimo quando l'ho presa io, adesso non c'è più. Andava tantissimo quando l'ho presa io, la volevano tutti. Allora tutti avevano o la pochette o il portafoglio, o il portafoglio piccolo, o la shopper, non riuscivano mai a farsi il completo tutto. Io neanche, io sono riuscita, che non è che mi sono presa borsa, pochette, portafoglio, perché il portafoglio ce l'avevo già e non lo trovavo utile, però ho preso la pochette perché letteralmente mi serviva in quel periodo. E poi mi hanno regalato questa. Io ero quella che aveva tutte e due e tutti mi vedevano. Questa qua l'ho usata come borsa di scuola per un sacco. E questo era il mio astuccio di tutti, dove dietro trovavi una matita e una penna giusto per scrivere gli appunti. Vai Giulia. E per il resto c'è un po' di trucchi, sono sincera. Sì, qua dentro ci ho buttato, cioè allora io usavo un quaderno degli appunti o due, dipendeva da me. E dopo a casa mi risistemavo tutto, qualche libro, perché non tutti gli insegnanti usavano i libri. Quindi per il resto c'erano più altro cazzo. Ma non ti ecco. E questo è il mio set. E io me ne vantavo tantissimo perché mi ricordo che c'era una mia compagna di classe che non mi stava antipatica, anzi, gli volevo un bene dell'anima. Però lei mi diceva, cioè lei sapevo che voleva questo set qua perché gli piaceva tantissimo. E io fatalità mi ero presa questa, prima era stata regalata questa e mi ricordo che lei era un po' invidiosa. E mi dispiaceva, però da un lato anche no, perché lei aveva sempre tutto e quindi ho detto per una volta che cacchio, anche io, no? Poi abbiamo lei, la conoscete tutti, che borsa è? Comodissima, veramente veramente comodissima. Io ci tolgo la tracolla perché, cioè, andare in giro con questa cosa spiegazzata così, anche no. Quindi io la usavo così, borsa di scuola, anche questa l'ho stata praticamente. Tu qua state quasi tutte borse di scuola, queste ve lo dico. E bella, comoda, capiente, tanto capiente, mi trovo da Dio pure ora. Ovviamente non l'ho usata tanto, ma la usavo tantissimo, l'ho usata un sacco, c'è pure un mio peluscetto porta fortuna. E ma che dire, io amo questa borsa perché, ma il fatto che ha 250.000 tasse, io questo, questa borsa ero piena di porta fortuna, cioè avevo di tutto perché era la borsa che mi portavo quando andavo a fare le sfilate, i concorsi, quindi ero tutto con i porta fortuna. E questa qua, beh, la mia borsettina bellina 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 bellina, ah, e niente, questa qua è molto bella. Speriamo di poter tornare a fare 250 milioni di outfit così da poter ripoter. Ho fame e si sta capendo perché quando ho fame mi imbalbo. E niente, quindi io non vedo l'ora di poter tornare a vestirmi come voglio e non stare più la mascherina e un sacco di altre cose. Mi manca vivere una vita normale. Un'altra pochette nera, che questa qua si è usata un sacco per andare a ballare. È una Ziguli, quelle che hanno caramelline buone ai gusti strani. Anche questa qui, questa qua mi ricordo che una volta, allora questa qua ha tutta questa parte di qua, poi qua c'è una cerniera piccola. Mi ricordo che una volta mi ho portato una tequilina o due perché avevo la febbre, ero andata comunque a un compleanno. E allora di solito avete presente che i genitori vi dicono: no amore, se hai la febbre non andare fuori, stai a casa. Mia mamma: amore, fregatene se hai la febbre, prenditi una tachipirina e vai. Io, ok, vado. Ero andata al muretto a Jesolo tutta la notte,
monete filippine, stavo bene con l'alcol ovviamente. E mi raccomando, non bere quelle pastiglie, io credici, ma in discoteca. E niente, avevo appunto questa. Credo non sia una madre snaturata. No, non sei una madre, è qua dietro. Non è una madre snaturata, è una brava mamma, perché in quel periodo ero veramente sottotono con tutto, non avevo mai voglia di uscire, volevo stare a casa, non volevo mai fare niente, ero molto molto depression. Quindi mia mamma, in ogni occasione che qualcuno diceva esci, lei era la prima a darmi un calcio nel sedere e dirmi esci. Io ho la mamma migliore del mondo, ragazzi, mi dispiace. Appunto, qua dentro c'era la piccola cenere, avevo la tecfilina, ma non mi ricordo, non ce l'avevo dentro la pellicola, la roba, come si chiama, ce l'avevo dentro un fazzolettino, perché mi si era rotta l'involucro, e quindi ho detto, vabbè, la metto là, cosa vuoi che succeda. Insomma, prima andati a fare un aperitivo in centro, Jesolo, poi abbiamo fatto un po' di cose, siamo andati alla fine al muretto. La delle prima mi si era sbriciolata tutta. E io devo mostrare il documento, lo apro la borsa, tiro fuori tutto quanto, vedo sta polverina bianca. Io all'inizio non capisco, poi mi guardo un po' male, guarda, oddio, mi si è rotta la tachipirina. Il tipo mi ha guardato un po' così, secondo me non ci aveva creduto, pensavo che avessi la tachipirina in borsa, però ve lo giuro, era la tachipirina, ma io quella volta ero impaurita come poco. Infatti dopo con una riga gli ho detto che mi si è rotta la tachipirina, solo che ho della droga in borsa. Mi fa, oddio, ma sembra veramente che ho fatto la borsa bianca. Me l'ho rimbagno, pulito un pochino l'anno peggio, perché sennò veramente, oppure che mi fermava qualcuno e pensava che poi la assaggi la tachipirina. Cioè, io non l'ho mai assaggiata, non so cosa sia, però penso che chi lavora lì lo sappia. Che schiocco. Bene, stavo per darmi la borsa in faccia. Finita anche questa. Qua c'è fame. Qua c'è tanta fame. Una mascherina nera. Un mascara. Dei guanti di serva. Io ho più accendini nelle borse che altro, però ragazzi, non mi va bene. Non so qual è anche uno dei miei mascara preferiti. Questa borsa qua la so tantissimo. Oddio, il mascara con la che mi fa le ciglia bellissime. Basta, scusate, fuori. Sto facendo la raccolta, tutte le cose che mi porterò via perché mi servono. Oddio, Giulia, sei fuori. Sì, io sono matta, parlo da sola. Lei è stata la mia vera e propria borsa di marca acquistata, cioè perché alcune sono state regalate o altro, o comunque le ho comprate, però la prima di marca che io abbia mai preso è stata lei. Che io sono andata là, le ho provate, le ho scelte, è stata lì 3 ore e mezza perché volevo quella giusta, ho scelto questa, non me ne pento assolutamente, mi piace tantissimo, la adoro. Però forse ne avrei preso un'altra, perché questa qua è bellissima, è vero, però forse ne avrei preso un'altra solo per questo motivo qui. Io ho altre borse così, è vero, ma non avevano questo in dotazione. E non avendo questo, io non le portavo mai così. Questa qua invece mi è venuta la mano di portarla così, non mi piace, quindi devo toglierlo, gettarlo da qualche parte, no, perché comunque serve la borsa, devo toglierlo, nasconderlo per tornare a portarla così. Bini, questa poi era comodissima, questa qua è proprio ultimissima generazione come altre mie di marca. Che questa qua però cosa c'aveva? Il portatelefono, ragazzi, cioè questa qua c'ha il portatelefono sulla borsa. Ci rendiamo conto, proprio ultima generazione, che ci sta perfetto un iPhone. E ovviamente l'avevo presa nera, perché la volevo nera. Mi sono pentita anche del colore. No, la forma non mi piace, il colore, mi sono pentita. E è bellissima, mi piace molto. L'ho usata veramente tantissimo. Ma l'ho distrutta anche tantissimo.
spero di poterla riusare, perché allora a parte se non è particolarmente comoda, tipo quella della pochettina che mi ho mostrato prima, quella che sto usando ora, io di solito quando, cioè, non vorrei usare le borse di marca adesso perché si rovinano per niente. E tra l'altro, che ho tra una la beffa, giusto? Tra l'altro non, cioè, non vorrei tornare a potermi vestire bene. Non è, cioè, tanto ormai praticamente esco prendimenti in tuta, quindi mi piacerebbe poter tornare a vestirmi bene. Beh, a parte che mi sto ancora riprendendo dall'operazione, quindi le mie ginocchia non sono ancora del tutto sane al 100%, devo poter mettere i miei amatissimi tacchi, se no starei sempre in tacchi come sempre. Quindi sto ancora giocando, mi sto ancora aggiustando un po' di scarpe basse che ho qua a casa, però appena finiranno questi doloretti io riparto in bomba a rimettermi subito i tacchi, perché non ce la faccio più. E ovviamente sperando che questo coincida con la fine di tutto ciò, dato che anch'io che abito a Venezia ci sono già due centri vaccini che fanno un sacco di vaccini al giorno, quindi spero veramente che tutto ciò passi. Spero tanto, non ce la faccio più. Ce la facciamo tutti più. Comunque, vabbè, parlando di cose belle, questa qua è l'ultima borsetta, e tutte queste borse, se volete sapere dove le acquistate, se sono ancora disponibili, dovrebbero esserlo quasi tutte, erano tutte le vintage ovviamente, e se sono, dove le ho comprate, se quanto costano, dove le ho presa, cosa le abbinerei. Allora, per tutte la questione borsa, anche la marca, che alcune ovviamente la palese, potete tranquillamente, però su alcune le ho prese proprio in negozio, altre invece da un negozio che teneva quella marca, quindi alcune le ho trovate a prezzi molto buoni. Se appunto volete sapere queste cose qua, mi state a seguire sul profilo di Stage di Faro Team, mi scrivete nei direct, dove io vi sarò molto felice di rispondervi. Se no, se volete sapere altri abbinamenti che ci farei io altro, basta aspettare che avremo finito di guardare tutte le varie cose che possono starci all'interno di un outfit, quindi tutte le cose separate. L'intimo non lo faremo, quindi arrendetevi. E inizieremo con... Ma io non ce la faccio a parlare oggi, sono proprio... ho la dislessia che galoppa di più oggi del solito. Appunto, faremo questo bellissimo video con tutti gli outfit che faremo, con i vari abbinamenti. Sarà un video anche le collezioni di stile all'interno, quindi oltre a vedere appunto che abbinamenti ci farei io, cioè oltre a vedere le foto, le varie cose da fare con quelle tipi di cose, vi mostrerò come io abbino tutti i miei, le mie accessori, le mie cose, e faremo una piccola lezione di stile. Io ovviamente il mio, ognuno di noi al mondo ha il proprio, alcuni si somigliano, quindi non è che quello che dico io è il Vangelo, ognuno deve trovare anche il proprio stile. Se magari il mio stile si avvicina molto al vostro, sono quindi felicissima, perché così voi possiate guardare. Bene amici G di Faro Team, io vi do un grande bacio, tutte le mie borse sono state uscite dall'armadio, ora dovrò rimetterle anche dentro, vi ringrazio come sempre. Prossimamente video continuo di vestitini, gonne, e dovremmo fare anche i pantaloni, che anche oggi tipo io li uso, allora succede, come io ho sempre detto, i pantaloni non li uso mai, ma ci sono alcuni modelli di pantaloni che io trovo comodi e uso. Però non perché li trovo comodi, semplicemente perché non mi mettono in imbarazzo. Ma di questo è un altro video a sé. Amici G di Faro Team, un grandissimo bacio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!